Eccoci qua, tornati a parlare un po' di Juve. In questi giorni ero stato un attimino zitto perché non c'erano tantissime voci di mercato, o comunque voci a seconda del proseguo della stagione, perché ieri ho visto un video di Dabom che ho trovato molto interessante nella prefazione, nella quale diceva: ok, adesso c'è la pausa nazionale, è normale parlare della Juve che verrà, ma ricordiamoci che ci sono altre 12 partite, quindi appena torneremo a giocare con il Torino. Non penseremo più al mercato, non penseremo più al prossimo allenatore, non penseremo più a quello che si dovrà fare, penseremo a concludere la stagione. Sono molto d'accordo con lui e sono felice che anche lui la pensi come me e vada a sottolineare, a rimarcare questi processi. Ora invece siamo qua, possiamo un po' fantasticare e commentare notizie che stiamo leggendo sui rotocalchi. Ma prima di tutto c'è OneFootball per leggere altre informazioni, altre notizie che ci torneranno utilissime. In chiave calciomercato quest'estate e anche in chiave europeo, dato che lo sappiamo bene, alla fine quest'estate si giocherà finalmente l'europeo che non è stato giocato l'anno scorso e ovviamente faremo dei video e contenuti dei live anche su questo. Scaricate OneFootball, è gratis ed è qui sotto in descrizione. Ve lo consiglio, fatelo assolutamente. E nel mentre mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi a questo canale, lasciate un commento a proposito dell'argomento di questo video perché ragazzi siamo quasi intorno ai 200.000 iscritti e arrivarci entro la fine dell'anno sarebbe veramente molto molto interessante. Magari festeggiare la fine di questo campionato o la fine dell'Europeo o l'inizio del calciomercato con il traguardo dei 200.000 sarebbe mica male. Oggi mi vado a soffermare su due notizie. Una è un po' più antica, nel senso che risale a un paio di giorni fa, ma non mi andava di fare un video unicamente su quello, perché era comunque poche informazioni, avrei avuto poco da dire. Una invece è fresca di quest'oggi, visto che ne sta parlando anche la Gazzetta dello Sport, e riguarda l'Inter. Però andiamo ad intrecciare queste due notizie. Partiamo da quella più antica, no? Aouar, che l'anno scorso era già entrato in orbita Juventus, la Juventus si diceva, ricorderete il video che abbiamo fatto con col Pogobbo, con Lello, nel quale commentavamo la news di Monblano che diceva la Juventus ha già l'accordo con Aouar, ha già anche l'intesa con il Lione, si tratta solamente di capire se ci sarà effettivamente il posto in rosa oppure no. Quel posto in rosa è stato poi occupato da Federico Chiesa. Col senno di poi, meno male che abbiamo acquistato Federico Chiesa, ma sarebbe stato utile avere anche Aouar. Quel posto in rosa potrebbe lasciarlo libero Ramsey, di cui si sta chiacchierando tanto per un'eventuale uscita. Si parla di Liverpool, di Tottenham, di Everton. Everton interessato anche a Rabiot, si parla anche dei Manchester interessati a Rabiot. Ci sono questi due nomi in uscita per la Juventus. Aggiungo io, secondo me si parlerà anche tanto di Bentancur, dato che non dovrebbe più esserci questa famosa clausola del 50% sulla rivendita al Boca, in cui il 50% sull'eventuale rivendita andrebbe poi al Boca Juniors, e quindi la Juventus potrebbe ragionare, a patto che arrivi o un'offerta veramente grossa, oppure un giocatore veramente importante in uno scambio, anche la cessione di Bentancur. Però i due indiziati principali ad oggi sono Ramsey e Rabiot, i due parametri zero che sono arrivati un paio di stagioni fa alla corte di Sarri, quando Sarri era l'allenatore della Juventus ancora, e quindi parametro zero uguale plusvalenza assicurata e togliersi un ingaggio molto molto pesante tra i 7 e gli 8 milioni di euro ciascuno, quindi capite bene che potrebbe essere l'occasione vera e propria. E quindi si è tornati a parlare di Aouar, giovane giocatore francese che ha eliminato la Juve dalla Champions, quindi ha i presupposti per arrivare assolutamente a Torino per vestire i panni della vecchia signora, per vestire la vecchia signora, ovviamente si scherza, no? Su queste cose, no? C'è poco da scherzare perché siamo usciti col Lione, col Porto e con l'Ajax, ma 40 milioni di euro più De Sciglio dovrebbe essere l'offerta giusta per strappare il giocatore dal Lione e farlo diventare un bianconero. Beh, ovviamente io non conosco esattamente Aouar, l'ho visto in quelle poche occasioni che ha giocato contro noi e qualche altra sporadica apparizione, però mi è sembrato un giocatore molto interessante, sicuramente giovanissimo, sicuramente molto tecnico e che all'interno del nostro centrocampo potrebbe darci una grandissima mano. Però io non ho idea effettivamente se Aouar possa essere il fenomeno che in tanti descrivono, non ho nemmeno idea se possa essere più forte del nostro, e per nostro intendo italiano, Locatelli. Sono due giocatori che assolutamente gradirei vedere all'interno della rosa del prossimo anno perché vanno in quella direzione lì. Progetto linea verde, progetto centrocampo tecnico e dare linfa vitale, dare velocità di manovra a un reparto che purtroppo negli anni è diventato lento e molto prevedibile, statico. Lo sappiamo, a parte Arthur, abbiamo pochi giocatori in grado di dare geometria e dinamicità al nostro centrocampo. Quindi ci servono dei giocatori anche che si buttano dentro e credo che
né Arthur né Locatelli stesso possono essere quel giocatore. Aouar forse è un po' più dinamico sotto questo punto di vista, un giocatore che si inserisce anche con più frequenza, un giocatore che può giocare sulla tre quarti, tra l'altro un giocatore che da quanto ho capito può giocare anche un po' più spostato sull'esterno. Fatto sta che ci servono anche questi giocatori qua, perché il nostro centrocampo anno dopo anno non ci regala gol. L'unico negli ultimi anni che ci sta regalando dei veri e propri gol è McKennie, che in questa stagione è uno dei capocannonieri della Juventus. Se guardate la classifica marcatore della Juve di quest'anno è Ronaldo in altissimo, capocannoniere della Serie A, poi c'è Morata, poi Chiesa che è praticamente attaccato a Morata e poi c'è appunto McKennie, segno che comunque a centrocampo è l'unico in grado di regalarci qualche gol. E quindi inserire un giocatore che potrebbe aiutarci un po' di più a segnare a centrocampo sarebbe fantastico, oltre al fatto che andresti anche a liberarti tra virgolette di De Sciglio, che è in prestito al Lione e non tornerebbe quindi alla Juventus, non avresti una gatta in più da pelare per cercare di piazzare il giocatore in altre squadre. Se De Sciglio è contento, il Lione è contento, la Juve valuta davvero a 40 milioni più De Sciglio, che ad oggi non sembra nemmeno una cifra incredibile per un talento così giovane e al quale si augura di fare un'ottima carriera e magari proprio in bianconero, sarebbe molto interessante come trattativa, quindi teniamola monitorata, perché come ben sapete nella mia testa ci sono due acquisti a centrocampo, devono essere tutti e due giocatori giovani e tecnici, funzionali al progetto, in grado di darci velocità di manovra e intelligenza. Io l'altra sera ho guardato un po' l'Italia, no? E vedo che a centrocampo comunque anche solo Verratti aveva delle intuizioni normali, da normale centrocampista, ma per normale intendo normale a questi livelli, roba che invece nella Juve da qualche anno non vediamo fare. Che ne so, la palla scodellata dentro, la verticalizzazione, il gioco di prima, sono cose che noi vediamo sempre con meno frequenza all'interno della Juve. Ho usato la parola normale proprio perché dovrebbe essere normale vederlo in una squadra di alto livello, invece noi stiamo facendo fatica perché anno dopo anno ci ritroviamo in rosa dei centrocampisti che non hanno assolutamente quelle caratteristiche, infatti facciamo molta, molta fatica. Quindi la Juventus, dovesse essere di Pirlo 2.0, me la immagino molto potenziata a centrocampo, in grado di sostenere anche eventualmente un 4-3-3, perché lo sappiamo bene, Ronaldo, Chiesa, una punta, fatto il tridente, però ovviamente se a centrocampo non ne hai tre forti, ma ne hai due forti e devi sempre cercare di far coesistere il tutto, diventa un po' complicato poi giocare con il 4-3-3, e forse anche questa è una delle motivazioni che hanno spinto Pirlo a non provarci fino in fondo, fino adesso, un centrocampo mediocre. L'altra notizia della quale volevo parlarvi è Luis Muriel all'Inter, perché io quando ho iniziato a leggere questa mattina la notizia di Muriel all'Inter, di un interessamento, di una trattativa che si può concludere tra i 25 e i 30 milioni di euro per Luis Muriel, i miei occhi hanno fatto così, perché chi è seguace di questo canale, e poco tempo fa ne avevamo parlato, avevo proprio identificato in Muriel il giocatore ideale da andare a prendere. Lo sapete come la penso, secondo me servono due buoni centrocampisti, un buon terzino sinistro e forse due, se dovesse uscire pure Alexandro, e una punta da aggiungere all'organico. Poi si ragionerà eventualmente sulle altre cessioni, ovvio che se esce Ronaldo devi prendere due attaccanti, ovvio che se esce Bentancur e un altro centrocampista, i centrocampisti devono diventare tre da andare ad acquistare. Però idealmente ad oggi vedo queste carenze all'interno della rosa, no? Quindi avevo identificato in Muriel il giocatore ideale, perfetto per completare la rosa, per diversi motivi. È un giocatore non più giovanissimo, che non aveva mai fatto una grandissima esperienza in una big, e quindi ecco qua magari spiegato anche l'interesse dell'Inter che ha fatto questo ragionamento. È un giocatore che può non partire titolare, e sappiamo bene che Muriel quando non parte titolare rende addirittura di più. È un giocatore che da subentrato fa benissimo, è il classico giocatore che ti ribalta le partite. E soprattutto poteva essere un prezzo abbastanza contenuto. Ora, noi ragioniamo su Morata, no? Ragioniamo un attimo su Morata, che è un classe 92, l'Atletico Madrid vuole una sessantina di milioni di euro per il suo cartellino. Noi possiamo rinnovare ancora un anno il prestito, lo faremo molto probabilmente con una decina di milioni di euro, e conviene fare questa operazione. È anche vero che se dovessimo poi andare a riscattarlo, 50 milioni di euro per un trentenne, 60 milioni di euro complessivi per un trentenne, iniziano a essere dei soldini. Muriel, che è un 91, quindi un anno più vecchio di Morata, quindi esattamente il Morata di un anno, fra un anno, quando dovremo andare a riscattarlo, costa così, ha delle caratteristiche peculiari, uniche secondo me nel suo genere, perché Muriel ha delle caratteristiche uniche. Stiamo parlando di un giocatore importantissimo, che sia in Champions League, sia in Serie A e anche nella Liga Spagnola
ha fatto delle ottime prestazioni, un giocatore che anno dopo anno regala assolutamente tantissime reti e non deve nemmeno partire dalla panchina e che si andrebbe a inserire all'interno di un attacco andando a completarlo in qualsiasi modo, perché Muriel può giocare indistintamente sulla destra, sulla sinistra, al centro, la seconda punta, la trequartista, può giocare dappertutto, un giocatore completo. Io quando penso a Muriel, a un giocatore della Juventus passata, penso a Mirko Vucinic, un giocatore che poteva veramente giocare dappertutto e che quando era in giornata era devastante. Poi beh, delle giornate purtroppo nelle quali sembrava di giocare in un uomo in meno perché era molto svogliato. Io Muriel lo vedo molto più motivato, però lo vedo esattamente così, uno dei giocatori con il talento più grande e con il potenziale fortemente inespresso, che però quando non è in giornata non brilla, e forse anche per questo che parte molto spesso dalla panchina, ma un'arma incredibile a partita in corso. Muriel è il profilo perfetto per completare, secondo me, l'attacco della Juventus, e spero veramente che se questi sono i prezzi, e se davvero Muriel vuole lasciare l'Atalanta, che possa non andare all'Inter, perché io mi immagino Lukaku, Lautaro, più Muriel, che deve subentrare, molto probabilmente loro vinceranno lo scudetto quest'anno. Dovessero presentarsi ai nastri di partenza con la stessa rosa dell'anno scorso, più Muriel e Sanchez come riserve, capite bene che inizia a essere problematica la situazione. Invece averlo da noi, e che ne so, immaginatevi davvero quel tridente di cui parlavo prima, Chiesa, Ronaldo e Morata, le riserve sono Dybala, Muriel e Kulusevski, io direi che mi sento abbastanza tranquillo. Poi ovviamente Dybala può giocare titolare al centro dell'attacco pure lui, anche se lo vedo molto difficile in un 4-3-3, può giocare sulla destra con un Cuadrado che va in sovrapposizione centrale e Dybala che si accentra, quindi laterale ovviamente Cuadrado, quindi capite che poi vengono a formarsi diverse cose. Poi come vi dicevo, rimettere insieme Muriel e Cuadrado sarebbe veramente fantastico, secondo me, che sono due giocatori che hanno fatto una carriera simile insieme, hanno giocato insieme in nazionale, quindi sarebbe veramente bello questo ritrovare questi due giocatori insieme nella Juve. Però veramente io sono innamorato calcisticamente di Luis, e quindi mi auguro veramente che la Juve possa farci un ragionamento, perché un giocatore a 30 anni che sì, non è giovane ma nemmeno vecchio, non lo dico da classe 92 quale sono, no, sono completamente disinteressato a farvi credere questo, però ovviamente a 30 anni un giocatore non può essere considerato vecchio, può essere considerato all'apice della carriera e poi si va verso la parte calante. A un prezzo così basso, per i prezzi che girano oggi, io se penso che devo pagare 60 milioni Morata o 30 milioni Muriel, ci penso nemmeno un secondo con tutto il bene che voglio ad Alvaro, sicuramente vado a pagarlo la metà e vado a prendere un giocatore che forse non renderà nemmeno come Alvaro, ma forse renderà addirittura di più. Non posso sapere quale potrebbe essere il rendimento di Muriel in maglia bianconera, ma sicuramente averli entrambi con Alvaro in prestito per un'altra stagione diventa molto molto interessante. Se poi consideriamo che la Juventus e l'Atalanta negli anni hanno lavorato spesso insieme in chiave mercato, e c'è pure Romero che sta ballando in prestito tra Juventus e Atalanta e molto probabilmente verrà riscattato dall'Atalanta, ecco che potrebbe essere inserito proprio Muriel all'interno della trattativa, e magari si potrebbe fare due chiacchiere pure per Gossens, andando a completare anche quel tassello famoso del terzino sinistro di cui parlavamo prima con un'eventuale cessione di Alexandro. Quindi vedete che un po' i pezzi del puzzle sono dappertutto e si possono incastrare con una facilità disarmante. Se dovessimo fare un calciomercato in cui cedi Ramsey, Alexandro e basta, tipo cedi Ramsey, Alexandro e vai a inserire Locatelli, Aouar, Muriel e Gossens, beh, sarebbe da baciarsi i gomiti, però ovvio che oggi è il 27 di marzo, non possiamo fare questi ragionamenti dicendo beh, tutto fatto, tutto completo. Bisognerà intanto vedere dove arriverà la Juventus in campionato, se in Champions o no, vedere chi sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo, capire cosa faranno con Ronaldo e Dybala, poi tutto il resto verrà da sé. Ovvio che se dovessi oggi iniziare a programmare la stagione con questi giocatori all'interno della rosa, con Pirlo ancora in panchina, Muriel, Aouar, Gossens e Locatelli sarebbero veramente nomi importantissimi e che vorrei segnarmi con la matita rossa all'interno di un'eventuale lista, i famosi pizzini di Paratici che lascia nei bar. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Oggi abbiamo fatto un po' di fantasia, però ogni tanto ci sta. Penso che il lato migliore del tifoso sia questo: sognare la squadra che avrai l'anno prossimo con anche i nomi che un po' ti gasano. Speriamo quindi che Muriel non vada all'Inter, speriamo.